Sono affermazioni molto forti quelle che la consigliera di opposizione Gisella Botticchio ha scritto sui social nei confronti del reparto Covid agropolese e credo siano assolutamente non giustificate e non giustificabili. A dichiararlo il primo cittadino di Agropoli, Adamo Coppola. La polemica è nata sui social da parte della consigliera della Lega Botticchio dopo la morte di Don Matteo, parroco di Perdifumo, che ha fatto registrare presso il reparto Covid la 13ª vittima. Le affermazioni sono molto forti e credo siano assolutamente non giustificate e non giustificabili. Sostanzialmente dal messaggio che si evincerebbe, insomma, da quello che ha detto il consigliere di opposizione Botticchio, ci sono le morti, il numero di persone purtroppo scomparse all'ospedale di Agropoli sono un numero elevato e bisognerebbe capire rispetto a quali parametri ritiene che il numero sia elevato. E aggiunge nel suo dire, insomma, in maniera sospetta, che ne sospetta questo numero così elevato abbia delle motivazioni, quasi come se le morti ad Agropoli fossero dovute a un'incuria o un lavoro non corretto del personale che sta nell'ambito dell'ospedale. Insomma, è passato un messaggio bruttissimo. Io credo che certe cose non si dovrebbero dire se uno non ha dati certi, perché sono affermazioni molto forti. Io penso che il consigliere non aveva nessun dato a disposizione, anche perché, diciamo, noi abbiamo dei dati dell'ASL, tra l'altro non completi da poter dare, che ora vi dirò, ma non sono completi per poter fare delle statistiche certe, quindi non si può dire ad Agropoli di Agropoli si muore di più rispetto al nostro ospedale, perché statistiche in questo senso non se ne possono fare. Attenzione, non siamo stati in grado di raccogliere i dati e tantomeno il consigliere poteva farlo, quindi sono accuse gratuite che però gettano un'ombra molto molto negativa sull'ospedale, e questo non è giusto. Quindi nella ricerca spasmodica di visibilità il consigliere dice cose molto forti, non comprendendo che offende innanzitutto l'istituzione ASL, l'istituzione ospedale, offende e accusa in maniera ingiustificata tutto il personale che con grande sforzo, con grande coraggio lavora nel Covid Hospital e quindi diversamente quello che dice il consigliere Botticchio, rimandiamo al mittente le sue vergognose offese. Da quanto si apprende dai sanitari che operano nel reparto Covid, i decessi delle persone ricoverate in terapia intensiva sono tutti dovuti all'aggravarsi del quadro clinico a causa di gravi patologie pregresse che, avendo contratto il virus ed essendo stati ricoverati in terapia intensiva, hanno peggiorato il loro stato di salute. In terapia intensiva e subintensiva Covid, dal 27 ottobre ad oggi, sono 13 i deceduti, 9 i pazienti dimessi, 5 attualmente in reparto. In malattie infettive a media e bassa intensità Covid, dal 27 ottobre ad oggi, sono stati effettuati 41 ricoveri, 18 dimessi. Di questi, 3 pazienti positivi al Covid, ma dal punto di vista clinico migliorati, sono stati trasferiti in strutture riabilitative. Un deceduto nel reparto di malattie infettive, 15 presenti tuttora in reparto. Una persona negativa al Covid trasferita per prosieguioterapia in altra struttura. 4 cittadini positivi dimessi in isolamento domiciliare e 10 negativizzati. Se vogliamo avere dei dati certi, nella provincia di Salerno sono stati dall'inizio della pandemia, ora quest'ultima pandemia, 190 decessi. 190 decessi che sono normalmente avvenuti nei vari ospedali della provincia di Salerno, in particolare Scafati, Salerno, che sono le strutture che accolgono un maggior numero di persone. Ad Agropoli abbiamo detto sono 14, se non sbaglio 13 nel reparto. 13 nel reparto Covid e 1 nel reparto di media e bassa intensità, quindi 14, e 14 morti su 190 rappresentano appena il 7% del dato complessivo. Quindi ecco, questo per dire, insomma, 7% è un dato evidentemente piccolo, e quindi come lo si fa a definire un dato anomalo? E come si fa a definire quindi questo dato anomalo e conseguentemente dire che l'ospedale di Agropoli non è sicuro? Ecco, sono cose che non stanno né in cielo né in terra e che evidentemente vengono soltanto dalla volontà a tutti i costi, ripeto, di acquisire di visibilità e di lanciare accuse senza nessun senso di concretezza. Altri dati che possiamo dare certamente li diamo. Nell'ospedale di Agropoli sono state ricoverate circa 70 persone, insomma, dall'apertura dell'ospedale stesso.
E di queste 70, come abbiamo detto, 14 purtroppo sono deceduti, ma gli altri sono dopo il periodo, diciamo, di malattia, diciamo così, sono stati dimessi e quindi stanno regolarmente a casa, stanno bene, insomma, quindi si tratta di una percentuale rispetto ai ricoveri del 20%, però questa percentuale, che comunque è una percentuale bassa, è da farci delle osservazioni su. È chiaro ed evidente che quando arriva in sala di rianimazione, la rianimazione per esempio del Covid, ospedale di Agorà, una persona anziana che ha già magari altre patologie e arriva con il Covid che è già in fase avanzata, molto spesso è capitato che purtroppo sono state ricoverate persone con la malattia già in fase avanzata, è evidente che poco potevano fare i medici, quindi quale le procedure, in che modo potevano salvarle. È chiaro che se noi andiamo a guardare a livello nazionale i dati delle persone entrate in rianimazione e quelle uscite, troverete che il dato è veramente bassissimo, quelli che sono riusciti a uscire dalla rianimazione. Si parla di percentuale più basse del 10%, quindi stiamo parlando evidentemente di una situazione cronica che certamente non poteva essere invertita da Agropoli. Mentre posso dire con certezza che ad Agropoli vengono naturalmente seguiti in maniera chiara e precisa tutte le procedure che il Ministero prevede in questi casi, vengono applicate tutte le terapie che naturalmente devono essere applicate in questi casi, evidentemente, così come succede in tutti gli altri ospedali. Quindi nessuna anomalia.